bentornato a Pescara. Lerda, intanto il Crotone ha dato una dimostrazione di compattezza e di forza per gran parte della partita, anche se a conti fatti numero di occasioni forse il pari è il risultato più giusto. No, non sono d'accordo, nel senso che noi siamo venuti qui con un atteggiamento, con personalità. La partita l'abbiamo interpretata molto bene, è vero che abbiamo tirato poco in porta, ma è altresì vero che noi abbiamo creato molti presupposti per poter tirare, siamo andati parecchie volte sul fondo, siamo ripartiti molto bene in parità numerica e alcune volte con giocatori nostri molto abili nell'uno contro uno, poi sbagliamo il passaggio, poi non cacciamo bene. I portieri sono stati poco impegnati, ma se andiamo a valutare la partita di per sé, il primo tempo noi meritavamo di passare in vantaggio, pur non avendo inciso in senso lato, cioè nei tiri, però abbiamo interpretato bene, abbiamo aggredito molto alto, siamo stati corti, abbiamo giocato quando si poteva, siamo ripartiti forte contro una squadra che ha valori importanti, contro una squadra che al pari nostro giocherà per i vertici alle zone alte. Allora io faccio un'ultima battuta, poi una domanda da studio da Massimo Profeta e Fabio, sì, Ferraresi. Allora la domanda mia è: che effetto le ha fatto tornare qui allo Stadio Adriatico? È stato un piacere, ieri ho rivisto alcuni amici e sono contento di questo. Pescara è sempre una grande piazza, mi è rimasta nel cuore, sono contento di tornarci e niente. Domanda per il tecnico Lerda. Beh, intanto io abbraccio Franco Lerda, ieri insomma possiamo dire, Fabio, no? Siamo andati a trovarlo in ritiro prima di questa partita e l'abbiamo salutato. Ciao Franco, la domanda te la faccio fare a Fabio, che è il tecnico della situazione. Io la domanda, ciao mister... Massimo, ciao. Io al mister la domanda non gliela faccio perché mi sentirei troppo in imbarazzo, no, volevo soltanto dire mister che mi trovi d'accordo nella prima disamina che ho fatto prima che Enrico mandasse le interviste. Ho detto le stesse parole che hai appena pronunciato tu, che il Crotone comunque, anche non avendo creato tanto, ha avuto qualcosa in più che poi alla fine ha legittimato il risultato. E ti faccio un grande in bocca al lupo per il futuro, ti voglio bene, lo sai, e spero di rivederti presto. Io intanto vi ringrazio, vi abbraccio tutti e due, è stato un piacere rivedervi. E niente, dai. Non si sa mai. Alla fine portiamo a casa questi tre punti che per noi sono molto importanti.